saluto, dai. Chi è lei? Un saluto alla... Io faccio interviste solo per la TV. Un saluto a te, la... Bravo, bravo. Nessuna domanda sul rimborso. No, ma io sono preparatissimo. No, basta. Fino all'ultimo centesimo. Quanto siete arrabbiati perché non si può parlare di progetti? Ah, ma mica arrabbiato... La stampa venduta. Cioè, beh, zitti un po' là. Siate a fai calmi qua, ci penso io a dire le cose scomode. E mi dispiace per il paese perché si è ridotto così anche responsabile del sistema mediatico. Ci riflettevo oggi, terremotati sono scomparsi come argomento di risoluzione di un problema, diciamo, come problematica che dovremmo sentirci tutto questo, non ci sta, pensionati miei non ci sta, le persone che soffrono sono dimenticate, quindi mi dispiace per questo paese. Oggi ho visto un'inchiesta di Fanpage eccezionale, hanno insegnato a fare giornalismo ai giornaloni e penso che questo sia, cioè, vedo quanto la stampa potrebbe essere fondamentale, il sistema mediatico è importantissimo per continuare a martellare il governo sulle problematiche delle zone colpite dal terremoto, ma che fare, cioè, insistere, no, su queste cose. La cosa più importante è l'espulsione, la cosa più importante sono i non rimborsi, ricordiamo che è stato violato un codice etico, non quello penale. Perché me lo devi dire a me, così. Ricordiamo che il movimento appunto ha fatto quello che ha detto dovrebbe fare, cioè restituire. Ma è incredibile, cioè gli ultimi in questo paese sono fantasmi, non interessa a nessuno, se non fa polemica elettorale non ti resta, e quindi sono molto amareggiato per il paese perché lo sto vedendo morente. Noi abbiamo un cratere sismico completamente bloccato, non ci sono stati investimenti, fino a questo momento in provincia di Teramo, in Abruzzo, il cratere sismico ha investito 227.000 euro, quello marchigiano a fianco, e le ricordo che è lo stesso terremoto, oltre 32 milioni di euro. Ma questa domanda che dovreste fare al presidente, al governatore Lapruzzo, soltanto vada, fa lo saltelli nella poltrona all'altro. Ma che è la politica? Saltare dalla poltrona all'altro? Non sei candidato, non sei nato, non dovrebbe essere saltato. Ma che rispetto hai nei confronti? Si prende un mandato, c'è un sacco di guai in questa regione, ma affronta il giorno del zitto. Non che prendi il zombie da una poltrona all'altra, ma che rispetto hai nei confronti? Ma si vergognasse una persona che salta le poltrone. Io vivo la politica, io faccio politica, non ho candidato, e mai qualora fossi stato eletto come governatore di una regione avrei chiesto la candidatura altrove. Ma che cos'è? Ma che schifo è questa politica? Io spero veramente in un sussulto d'orgoglio, di dignità, di cittadinanza, ma dipende soltanto da voi.